con la forza che in Cristo mi è data, può combattere essa fede. Voglio andare di valore in valore, fino al fine seguire il Signore, e da Cristo riceverne il cielo, la corona riposta in fede. Io voglio vestir l'armatura per combattere l'intoresta nella lotta per quanto sia dura, o c'è un certo nemico a terra. Voglio andare di valore in valore fino al fine. In Gesù sono fatto guerriero, per soffrire e combattere ognuno, e per essere valente e intero nelle guerre del nostro Signore. Voglio andare di valore in valore, fino al fine. Ed un giorno anch'io potrò dire, ho lottato e serbata la fede, con la fine del corso il soffrire è cessato in eterno per me. Voglio andare in valore in valore, fino al fine. Carissimi fratelli, pace del Signore. È una gioia per me questa mattina potervi raggiungere lì a Rimini e salutarvi tutti quanti con la pace del Signore. Ringraziamo Dio per questi mezzi che abbiamo, ci permettono di poter anche a distanza edificarci gli uni e gli altri. Voglio ringraziare il vostro pastore, il fratello Daniele Ramunno, che questa opportunità che mi sta dando di stare con voi e predicarvi la parola del Signore. Il mio desiderio è che anche stamattina il Signore raggiunga il vostro cuore. Siamo in tempi difficili. La situazione in Puglia, Massafra, Pulsano e le comunità che Dio mi dà grazia di curare, grazie a Dio la cosa è sotto controllo. So che lì invece dove vi trovate tutti voi, fratelli, Rimini, provincia, la situazione invece è abbastanza drastica e anche pesante. Noi preghiamo per voi che il Signore possa continuare a sostenervi, ad aiutarvi e preghiamo che il Signore attraverso questo periodo possa formare ancora la nostra vita spirituale e arrenderci sempre di più verso di loro. Un abbraccio a tutti quanti, fratelli di Rimini e diaspora, Signore voglia continuare ad operare. Vi do il saluto dei cari di Massafra, di Pulsano, di Martina Franca, di Crispiano, vi abbracciano nell'amore del Signore, alcuni di loro sono già collegati con noi, ci stanno seguendo e Dio voglia parlare al vostro cuore anche in questa mattina. E con voi voglio leggere un passo del Vangelo di Luca al capitolo 17, i versetti 11 fino al versetto 19. Così dice la scrittura: a Dio sia tutta la gloria. Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea, e come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui e alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi.
Vedutili, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Ed era un samaritano. Gesù rispondendo disse: i 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio, tranne questo straniero. Egli gli disse: alzati, va, la tua fede ti ha salvato. Fin qui la parola del Signore. Glorificava Dio. Ringraziava il Signore, così dice il verso 15, il versetto 15. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Glorificare Dio ad alta voce e gettarsi ai suoi piedi per ringraziarlo. Questa fu l'attitudine di questo uomo che era lebbroso. Conosciamo un po' tutti la gravità di questa malattia, la lebbra. Se vogliamo, fratelli, possiamo paragonarla in questo momento anche al problema che stiamo attraversando come paese, e parlo del Covid-19. È davvero come una lebbra, si contagia l'uno con l'altro, vi è la necessità e la costrizione di rimanere isolati, chiusi, per cercare di evitare la diffusione di questo virus. Quindi diremo pericolosa, ma quella malattia del tempo, la lebbra molto grave, pericolosa, andava anche a rovinare il corpo, a rovinare l'estetica della persona e quindi condurla poi anche alla morte, a tal punto che questa malattia produceva anche dei sgradevoli odori e quindi la gente l'allontanava. Vi erano anche delle località ben costituite proprio per accogliere i lebbrosi e si trovavano tutti lì. Ora, questi lebbrosi avevano per la legge, come troviamo nell'Antico Testamento, l'obbligo che se qualcuno si avvicinava a distanza dovevano gridare appunto che erano impuri, impuri, impuri. Dovevano gridare perché nessuno si avvicinasse per essere contagiati. La differenza che c'è in questo passo biblico con tutta la storia dell'Antico Testamento e quant'altro è proprio che l'Evangelista Luca qui racconta quello che accadde durante il viaggio che Gesù stava facendo verso Gerusalemme. I suoi discepoli lo accompagnarono insieme, sono ormai giunti lì nel territorio della Samaria e stanno per entrare in questo villaggio. E in questo villaggio avviene una storia interessante. Un gruppo di 10 persone, 10 lebbrosi, vanno incontro al maestro di Nazareth. 10 lebbrosi, ci si specifica la scrittura che erano 10 i lebbrosi. Sappiamo tutti che cos'è la lebbra, lo dicevo poc'anzi, una malattia abbastanza grave, contagiosa, fa paura, colpisce anche la pelle, fa cadere a pezzi, come quando si stacca un pezzo di pane. E al tempo di Gesù c'erano tanti lebbrosi, anche perché non si conosceva modo per poter curare questa malattia. Per cui quando qualcuno veniva colpito da questa malattia, veniva allontanato dalla città, veniva allontanato dalla famiglia per evitare i contagi degli altri. Doveva restare lontano. E se guariva doveva presentarsi al sacerdote al tempio, il solo che poteva dichiarare che veramente questa persona fosse guarita per poi tornare alla vita di sempre e continuare la sua vita. I 10 lebbrosi che cercarono Gesù probabilmente stavano insieme per aiutarsi tra di loro. Sentono dire che Gesù sta passando da quella zona, il Maestro, e quindi desiderano tanto parlargli, almeno poter dialogare con qualcuno per chiedergli di essere guariti. Non possono entrare in città, erano emarginati e quindi aspettano fuori per
dalla città, si fermano lontani, ma quando vedono Gesù passare, incominciano a gridare: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Che bella invocazione, che bella preghiera. E mi fermo un attimo per entrare in qualche particolare e incoraggiare voi e ciascuno di quanti ci stanno ascoltando. La prima cosa che notiamo da questa storia è che questi uomini lebbrosi, separati da tutti, ammalati gravemente, forse anche delusi per non aver avuto soccorso da nessuno, ecco che vengono incontrati da Gesù. Nella tragedia vengono incontrati dal Maestro. La mia preghiera e la preghiera di tanti di noi, servi del Signore, è proprio questo: che in questo periodo, momento così difficile, nella tragedia che il territorio nazionale e mondiale sta vivendo, tanti possano incontrare Gesù, forse dalla propria casa, forse nel luogo dove si stanno trovando, forse per alcuni anche in isolamento, forse per alcuni colpiti da questa grave e terribile malattia, perché possano incontrare Gesù in questo momento e possono gridare: Gesù, abbi pietà di noi, Gesù, salvami, Signore, guarisci innanzitutto la mia anima. Sia questa la preghiera di quanti stanno ascoltando in questa mattina e quanti verranno raggiunti da questo breve messaggio, che l'Evangelo della grazia di Dio possa intervenire e operare nel cuore di quanti state seguendo. Sì, Gesù si avvicina nel momento più tragico. È un'attitudine che Gesù ha sempre mostrato nei momenti di difficoltà. Ci ricorderemo nella scrittura di tanti esempi, di quella mamma che stava portando il suo figlio morto fuori dalla città. Gesù si avvicina e incoraggia quella donna e gli dice: non piangere. Qualcuno potrebbe dire: ma come si fa a non piangere dinanzi a una tragedia? Ma quando arriva la parola del Signore, quando arriva Gesù, la sua parola è autorevole, la sua parola raggiunge ogni parte, raggiunge i venti e li calma come nella tempesta sul Mar di Galilea, e raggiunge anche i morti, così come quel giovane morto gli fu detto dal Maestro: alzati! E in quell'istante quel morto ritornò in vita. Lazzaro era un'altra figura di un uomo morto. Le sorelle Marta e Maria si ritrovano nella disperazione chiedono aiuto al Maestro e Gesù si avvicina, dice la scrittura che Gesù pianse e pregò il Padre e in quell'istante Lazzaro ritornò in vita. Che stamattina questa parola possa far ritornare innanzitutto la vita spirituale a quanti hanno spezzata la loro vita spirituale attraverso le prove, forse quanti sono nella disperazione, nel dolore, forse quanti non hanno fede da poterla esercitare, che stamattina possano trovare nell'Evangelo la forza per ereditare fede che viene da Dio stesso per mezzo della sua parola. Gesù ti incontra. Come incontrò questi uomini nella tragedia, Gesù incontra ancora te. Appena li vede, Gesù capisce che cosa desiderano da lui. E prima ancora che i lebbrosi aggiungano altre parole, li invita ad andare a presentarsi ai sacerdoti. I 10 lebbrosi si fidano dalla parola che viene data dal Maestro e si avviano per la strada di ritorno per recarsi davanti ai sacerdoti. Questo è molto bello, davvero molto bello, perché ancora, se notate nella scrittura, non c'è stato nessun miracolo, non c'era stata nessuna guarigione, ma i 10, nonostante ancora sono lebbrosi, proprio come quando hanno cominciato a invocare il nome di Gesù, nonostante tutto ciò, si recano per andare al sacerdote. Quindi credono alla parola di Gesù, non vedono il miracolo, ma credono che Dio può operare nella loro vita. Potrebbero dire: ma che ci andiamo a fare fino al tempio nel momento che non siamo ancora guariti? Avrebbero potuto dirlo, ma si fidano delle parole di Gesù. Stamattina fidiamoci della parola di Gesù, andiamo in corso a Gesù, andiamo incontro a Gesù, gridiamo: Gesù, Figlio di Dio, opera nella nostra vita.
Innanzitutto salva la mia anima. Sì, amico caro, c'è una malattia che è ancora più pericolosa del Covid, che è ancora più pericolosa della lebbra, che è ancora più pericolosa del tumore ed è il peccato. Il peccato separa l'uomo da Dio e questa separazione è una separazione eterna, ma Dio che ha tanto amato il mondo ha dato Gesù come suo o come salvatore dell'umanità affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. E che Dio stamattina possa toccare il tuo cuore, vai a Gesù, grida Gesù. Salvami e opera nella mia persona. Questi 10 lebbrosi non si fecero tanti ragionamenti, andarono subito a presentarsi, ubbidirono immediatamente alla parola del Signore, si fidarono di Gesù. Se il Maestro ha detto di andare dai sacerdoti, noi vogliamo andarci perché la guarigione avverrà e quindi si mettono in cammino. È la loro fede che rende possibile il miracolo. È la loro fede nel Signore che rende possibile tutto ciò. E mentre vanno strada facendo, dice la Scrittura che vennero guariti. E se ci fermiamo un istante, in quell'istante immaginiamo la gioia che c'era tra di loro. Finalmente guariti, eravamo malati, eravamo perduti, eravamo isolati, eravamo da soli, eravamo perduti senza speranza. In quel momento invece trovano la realizzazione della parola del Maestro nella loro vita, trovano la salvezza dell'anima, trovano, ecco, la liberazione nel corpo, la guarigione nel corpo. Che gioia, che grande felicità. Mentre andavano, furono guariti. Sì, così avvenne. Finalmente sono guariti, finalmente sono liberi, finalmente possono tornare alla loro vita di prima, finalmente possono ritornare nella propria casa, finalmente possono rivedere i loro figli, finalmente possono riabbracciare la propria moglie o il proprio marito, finalmente è giunto il momento di poter adesso rallegrarsi, gioire insieme. Non vedono l'ora quindi di arrivare dai sacerdoti per poter correre poi nella propria famiglia. Guariti, contenti, questi uomini ritornano continuano la loro strada verso il Tempio. Ma vediamo che in questa storia avviene qualcosa di molto importante che ancora per noi è fonte di grande incoraggiamento. Fratelli miei cari, incoraggiati dalla parola di Dio, quando Dio compie un'opera nella nostra vita, ritorniamo prima di ogni altra cosa a Gesù e ai suoi piedi per ringraziarlo. E qui ci fermiamo al verso 15. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Che Dio ci aiuti, non importa qual è la tua condizione sociale, non importa qual è la tua condizione morale, ma se Gesù stamattina ti incontra e ti guarisce nell'animo, torna a Gesù, ringrazialo, glorificalo, metti la tua vita ai suoi piedi, glorifica il suo nome, non smettere di ringraziarlo perché questo miracolo non avviene per mezzo di uomini, non avviene per mezzo di capacità umane, ma avviene per la fede nella sua benedetta e autorevole parola. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato anche tu e la tua casa. Però non tutti ritornarono a ringraziare il Signore. Uno di loro, uno soltanto, si comporta diversamente. Quando si accorge di essere guarito, torna indietro, torna da Gesù. E stamattina ti dico, torna da Gesù, torna indietro. Vai a Gesù, andrà dopo dai sacerdoti, andrà dopo a farsi dichiarare ufficialmente che è guarito, ma prima, subito, immediatamente. Vuole ritornare a Gesù per dire: Signore, grazie perché tu hai compiuto un miracolo nella mia vita e nel mio cuore. Mi hai ridonato la salute spirituale, mi hai ridonato la salute fisica, mi hai ridonato l'amore familiare. Ecco che Dio, quando interviene, innanzitutto interviene nel cuore per salvare l'uomo, ma poi interviene anche nel fisico e continua ad intervenire nelle famiglie. Dio quando tocca i cuori fa un'opera completa e quando anche nel corpo non avvenga un miracolo, il miracolo più importante rimane il tocco di Gesù nel cuore, la salvezza dell'anima. Ero perduto,
ma adesso sono salvato. Percorre la strada, quindi di ritorno, ritorna cantando di gioia, lodando il Signore, che quando arriva Gesù, ecco che fa qualcosa che dovremmo continuare a fare tutti noi, a stare ai piedi di Gesù e ringraziarlo. Vi ricordate la storia di Marta Maria? Marta Maria erano lì davanti a Gesù, bene Gesù invitato da loro. Maria però ha scelto la parte migliore, non si impegnava come Marta in quel momento, perché la cosa più importante in quel momento era stare ai piedi di Gesù. Impariamo a stare ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Che strano però, 10 guariti e un solo grazie. Che stamattina non soltanto uno possa dire grazie, ma che tutti possiamo dire: Signore, grazie per la salvezza, grazie per il perdono dei peccati. Di tutti i 10 lebbrosi, uno soltanto torna indietro per ringraziare il Signore. E se notate nella storia biblica è uno straniero, è un samaritano. E anche Gesù si stupisce di fronte a questa storia e lo dice forte: non sono stati tutti guariti, tutte e 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato chi tornasse a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Certamente Gesù è contento che quel samaritano guarito si mostri riconoscente e proprio per questo gli fa un dono ancora più grande della salute che ha appena ritrovato. Lo guarda e gli dice così, verso 19, gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Notate? La fede guarisce, ma se notate Gesù sottolinea ed evidenzia non la guarigione del corpo, ma innanzitutto la salvezza dell'anima. Perché? Perché la salvezza dell'anima è ancora più importante di qualunque guarigione. Immaginiamo nella storia biblica, Lazzaro era morto, era ritornato in vita, ma Lazzaro poi morto di nuovo. Immaginiamo il figlio della vedova di Nain, anche lui era morto, era ritornato in vita per un miracolo, ma anche lui è morto. Così tutti i personaggi nella scrittura. Quindi il miracolo in realtà di una guarigione è per un tempo breve, per il tempo della vita. E Dio può farlo perché Dio è onnipotente. Ma c'è un miracolo che è più importante di qualunque altro ed è il miracolo della salvezza dell'anima, perché questa dà garanzia della vita eterna insieme a Cristo Gesù e a tutti coloro che lo hanno amato e hanno amato la sua beata apparizione. Ora la parola ci dice: alzati, va, la tua fede ti ha salvato. Non dice più guarito. Il Signore Gesù dice che questo samaritano ora era salvato. Non sta parlando più del corpo, ma sta parlando dell'anima. E infine la terza cosa che voglio notare con voi, che ahimè non tutti lo hanno ringraziato. Ma nello stesso tempo prego che tutti voi stamattina insieme a noi possiamo continuare a ringraziare Dio perché Egli ci ha dato la salvezza dell'anima, Egli ci ha rigenerati, Egli ci ha fatti nascere di nuovo, è il Signore che ci ha cambiato, la Sua parola ci ha trasformato la nostra vita fino a farci diventare una lettera di Dio, perché la parola di Dio, la fede nella parola di Dio ci trasforma la mente, il carattere, i sentimenti e se uno gli apre tutto il cuore e gli apre tutto il suo essere alla parola di Cristo e riceve lo spirito che l'ha ispirata, Dio viene in lui, Dio dimora in lui e Dio avrà comunione con lui. E non purtroppo questi altri 9 non hanno fatto così. Vedete, abbiamo detto che la lebbra è una malattia brutta, anzi bruttissima, grave. Fa anche un po' impressione guardare una persona lebbrosa, ma se volete, fratelli, amici cari che ci ascoltate, l'ingratitudine, il non saper dire grazie è una malattia ancora più brutta, ancora più triste. Dei 10 lebbrosi che Gesù incontra lungo la strada, tutti sono guariti dalla lebbra, ma 9 di loro restano con il cuore buio.
con il cuore pesante, con il cuore di chi non sa dire grazie. Penso che tutti siamo felici di sentire un bel grazie quando offriamo un dono o a qualcuno, oppure facciamo un gesto gentile. Sicuramente è bello quando poi qualcuno ci può venire in soccorso, poter ricordare l'atto che ci è stato fatto. Se nessuno ci dice grazie, alle volte è così, ci rimaniamo male. E ci dispiace, anche il Signore si dispiace quando si accorge che di fronte alla grazia che non meritiamo, immeritata, che viene offerta a tutti gli uomini, non tutti la ricevono e non tutti ricevono questo regalo enorme, nella loro vita. Sì, 9 persone non tornano nemmeno per dire grazie. Non so cosa ne pensate voi, ma a me piace sapere che possiamo somigliare a Dio in questo desiderio di incontrare la gratitudine delle persone che abbiamo intorno. A me fa piacere pensare che stamattina possiamo andare a Gesù e dire grazie Gesù, figlio di Dio, salvatore delle nostre anime, perché ci hai salvati, ci hai redenti, ci hai liberati dalla schiavitù del peccato. Fratelli cari, amici, Dio voglia operare in ogni cuore. Concludo. Per una volta c'è un modo di assomigliare a Dio che non è difficile, anzi ci viene naturale. Per Dio così come per noi è bellissimo sentirsi dire grazie. Quando abbiamo capito questa cosa, allora ci possiamo chiedere che sicuramente è importante stamattina dire grazie, Signore, per la salvezza. Preghiamo tutti i giorni, alle volte dimentichiamo, ma questo è un tempo invece di poter dire Signore grazie. E quando ci rivolgiamo a Dio in preghiera, noi vorremmo farlo ogni istante della nostra giornata, con il cuore possiamo farlo ogni istante. Vogliamo dire Signore grazie, perché se non fosse stato per la tua opera di salvezza, nessuno di noi sarebbe stato redento. Preghiamo il buon Padre. Preghiamo il Signore non soltanto per chiedergli qualcosa, ma ci sono tanti altri modi di pregare. Magari stamattina possiamo fare una bella preghiera e dire: Signore, grazie per la salvezza. Signore, grazie per il perdono dei peccati. Sì, Signore, aiutaci ad essere più grati a te. Abbiamo tanti motivi ogni giorno per ringraziare il Signore. Vogliamo farlo perché possiamo stare insieme alla nostra famiglia, ci manca la Chiesa, ci manca la comunione fraterna, ma attraverso questi mezzi possiamo stare anche a distanza, vicini, pregando gli uni per gli altri e avere comunione con il Signore. O se non l'abbiamo fatto fino adesso, cominciamo a farlo questa mattina, imparando dal Samaritano ad essere riconoscenti a Dio e sapendo che ogni nostro grazie al nostro buon Padre Celeste non solo rende felice Lui, ma sicuramente ci farà del bene alle anime nostre. Sì, i 10, Gesù disse, non sono stati tutti purificati. Dove sono gli altri 9? Mi auguro che stamattina tutti gli altri 9 possano ritornare a Gesù per dire: Signore, grazie per la salvezza, grazie per il perdono dei peccati. Fratelli cari, Dio vi benedica, Dio continui a benedire la Chiesa di Rimini, la diaspora, ogni fratello che ci sta ascoltando, il fratello Daniele. Fratelli, preghiamo gli uni per gli altri, perché la nostra preghiera sia rivolta al nostro buon Padre Celeste, affinché Egli operi nella nostra vita. Vi chiedo un momento di chinare il capo insieme a me e pregare il nostro buon Padre. Signore, Padre nostro, in maniera particolare questa mattina ti voglio pregare per i nostri cari di Rimini, di Massafra e diaspora. Signore, nella nostra Chiesa universale, ti vogliamo pregare per la Chiesa di tutta la nostra nazione. Oh, che quanti stanno soffrendo in questo momento, quanti sono afflitti da questa terribile malattia. Signore, intervieni, opera potentemente nella loro vita, fa che possano avvertire la tua vicinanza, il tocco della tua mano e che la tua presenza possa purificare
rinnovare innanzitutto ogni cuore e ogni anima e poter ancora attraverso questa tragedia che viviamo vedere altri che tornano per dirti Signore grazie perché in questo terribile momento ti abbiamo conosciuto come personale salvatore. Signore, benedici l'opera tua e continua a portarci avanti. Benedici il fratello Daniele Ramunno, pastore della chiesa di Rimini, insieme ai fedeli della comunità che pastura, insieme ai suoi collaboratori. Signore, intervieni e usati di loro e di noi tutti per la tua gloria. Sì, Signore, grazie per questa giornata, grazie per questa mattinata e grazie per la tua parola che hai voluto dare ai nostri cuori. Rimani con noi e noi continueremo a darti la lode e la gloria e in questo giorno continueremo a ringraziarti per la tua grande fedeltà. Benedici gli ammalati, raggiungi i bisogni, dai sapienza alle autorità civili, militari, ai nostri capi di governo. Oh Dio nostro, intervieni, sappiamo che ogni cosa è sotto il tuo governo e noi ci sottomettiamo alla tua benedetta volontà, sapendo che ogni cosa coopera al bene di coloro che ti amano. Rimani con noi nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Amen. Dio ci benedica, pace del Signore a tutti voi.